Dante ricorre alle metamorfosi ovidiane per parlare di se stesso. Egli si avvale cioè di paragoni con i miti ovidiani per illustrare la propria condizione di personaggio viaggiatore nei regni oltremondani e insieme di poeta narratore del viaggio di cui è protagonista. Un esempio significativo di tale approccio soggettivo al mito ovidiano ricorre nei primissimi versi del 17° canto del Paradiso, il canto in cui l'avo Cacciaguida preannuncia a Dante l'esilio con il richiamo ai miti di Fetonte e di Ippolito, narrati rispettivamente nel primo e nel 15° libro delle Metamorfosi di Ovidio. Il primo compare proprio all'inizio del canto. Qual venne a Climenè per accertarsi di ciò che aveva incontro a sé udito, quei che ancor fa li padri ai figli scarsi, tal era io e tal era sentito e da Beatrice e dalla santa lampa che pria per me avea mutato sito. Per indicare lo stato d'animo trepidante e timoroso insieme con cui si accinge a chiedere notizie del proprio futuro all'avo Cacciaguida, Dante si paragona a Fetonte, al quale fu insinuato il dubbio di non essere figlio di Apollo. Egli si rivolse così alla madre Climene per avere conferma o smentita. La presenza di Fetonte sulla soglia del 17° canto è intenzionale ed è in stretta relazione con la profezia di Cacciaguida, profezia dell'esilio, ma anche rivelazione del senso ultimo del viaggio di Dante, un viaggio salvifico, di redenzione, che il poeta compie nell'ultimo tratto sotto la guida di Beatrice e poi di San Bernardo. Fetonte, come Ulisse nel 26° dell'Inferno, rappresenta il corrispettivo negativo del viaggio dantesco. Anch'egli, come Ulisse, è il protagonista di un folle volo. Per dimostrare la verità in merito alla sua nascita, Fetonte chiede ad Apollo, suo padre, di guidare il carro del sole, ma Giove fulmina il giovane perché aveva deviato il carro dal cammino abituale. Il mito di Fetonte, che ricorre più volte nel poema come il mito di Ulisse, serve a rimarcare la differenza rispetto al volo o ascesa di Dante nel viaggio oltremondano, un'impresa straordinaria ai limiti dell'umano, ma orientata e ispirata da Dio per una finalità salvifica che interessa tutta l'umanità. Sempre nello stesso canto, ai versi 46-47, la cacciata di Dante da Firenze, profetizzata da Cacciaguida, è paragonata alla cacciata di Ippolito da Atene a causa della matrigna. Qual si partio Ippolito d'Atene per la spietata e perfida Noverca, tal di Fiorenza partir ti convene. Ovidio racconta che Ippolito, rifiutando le indegne proposte della matrigna Fedra, fu ingiustamente accusato da lei di fronte a Teseo, suo padre, che lo cacciò. Quello di Ippolito è un mito in cui il giusto viene ingiustamente accusato ed esiliato e che come tale rappresenta perfettamente la condizione di Dante, ma lo è anche per un altro aspetto. Diana, impietosita dalla triste sorte di Ippolito, decide di donargli nuova vita trasformandolo in un vecchio, Virbius, nome formato da vir, uomo, e da bis, due volte. Ippolito rinasce come due volte uomo, uomo rinato, risorto, si direbbe. Letto quindi in una prospettiva cristiana, Ippolito, il Virbius, l'uomo rinato, non è altro che un simbolo dell'umanità rinata dal peccato originale grazie al sacrificio di Cristo. Il mito ovidiano di Ippolito condensa quindi molti aspetti della parabola esistenziale e spirituale di Dante. È la storia di un uomo giusto, vittima di accuse ingiuste, un uomo che subisce l'esilio, ma che alla fine ottiene un risarcimento come premio per la sua purezza e addirittura morale.